sentiero singolare a pariglia o a quattro con carrozze di pregiati legni costruiti nell'Ottocento. Questo è Verona in carrozza, un lungo corteo storico partito da Fiera Cavalli e annunciato ai veronesi dalla fanfara della polizia. Una sfilata di carrozze organizzata dal gruppo Attacchi Italiano in collaborazione col Banco Popolare, che abbraccia la città percorrendo Viale del Lavoro, Corso Porta Nuova, Via Roma, Corso Porta Borsari, Piazza delle Erbe, Via Stella, per tornare in Piazza Bra per presentarsi con i suoi attacchi storici e le premiazioni del concorso Verona in carrozza. Un lungo itinerario per le vie e le piazze storiche della città scaligera, con carrozze risalenti all'Ottocento prodotte da famose case costruttrici, dalla Cesare Sala di Milano alla Locati e Torretta di Torino, dagli States la Flandreau e Company di New York, la Rosso e Figli di Torino, oppure ancora la celebre Mainetti di Milano. Anche il Veneto è rappresentato nel lungo serpentone storico con i pezzi più prestigiosi, oltre a Trentino, Lombardia, Calabria, Puglia e Sicilia, che siano a tiro singolo, che a pariglia, oppure tiri a quattro o ancora tandem. Alla loro guida cocchieri in abito d'epoca a trasportare ospiti in costume ottocentesco, tutti con un unico obiettivo: ricreare nel cuore della città antica l'atmosfera magica di altri tempi, quando il cavallo era il mezzo di locomozione per eccellenza, con un viaggio a ritroso nel tempo, come quando, 117 anni fa, nasceva Fiera Cavalli.